mercato immobiliare non accenna a risalire, prezzi in calo per le vecchie abitazioni, qualche aumento invece per le nuove costruzioni. Lorenzo Santorelli. Per comprare casa continua a essere un periodo favorevole, ma il mattone non è più il bene rifugio di una volta. L'indice dei prezzi delle abitazioni, calcolato dall'Istat, nel terzo trimestre del 2017 ha registrato un calo dello 0,8% su base annua e di mezzo punto rispetto ai tre mesi precedenti la scorsa estate, sia per gli immobili acquistati per abitarci, sia per quelli comprati solo come investimento. Difficile dire la durata con precisione, c'è un calo ancora dei valori per il 2017 a fronte di un numero positivo, diciamo in aumento, delle compravendite immobiliari. Un mercato immobiliare a ribasso da anni, zavorrato dalle vecchie abitazioni che nell'ultimo anno si sono deprezzate di oltre l'1%, una tendenza negativa bilanciata in parte dalle case di nuova costruzione, i cui prezzi invece reggono meglio. Comparto del nuovo, quindi delle costruzioni, nel tempo aveva avuto un calo molto molto più ampio, quindi associato anche a una leva fiscale, a un'agevolazione fiscale del 2017 che comprendeva il 50% dell'IVA come sgravio per chi comprava la prima casa. La discesa dei costi delle case ovviamente favorisce la compravendita. Da oltre 2 anni sono in aumento i passaggi di proprietà, soprattutto degli immobili residenziali.